La cooperativa sociale La Fraternità è una cooperativa promossa dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. La cooperativa nel suo complesso ad oggi conta 18 sedi in Emilia Romagna, Marche e Umbria, e è nata appunto 20 anni fa circa, anzi 24 anni fa nel Riminese. E l'esigenza primaria in quel momento era quella di trovare un'occupazione valida, diurna, per i tanti ragazzi che diventavano grandi e maggiorenni nelle nostre case famiglie. Nelle nostre case famiglia può succedere spesso che l'accoglienza perduri anche oltre i 18 anni, e quindi, finiti i percorsi lavorativi tradizionali, si presentava il problema, diciamo, di un'occupazione diurna che valorizzasse le capacità delle persone con disabilità o le persone con svantaggio accolte nelle nostre case famiglie. In tutti questi settori di lavoro si tende ad inserire non solo dipendenti e persone, anche persone insomma che diventano dipendenti della cooperativa, ma anche persone che rispetto ai progetti che si fanno con i servizi sociali, con la salute mentale, con il CERT, con le associazioni, sia quelle formative ma anche quelle di formazione, insomma, ma anche proprio associazioni che hanno nelle case o nelle strutture delle persone disabili o con vari svantaggi, si cerca di fare un progetto insieme e di inserirli in questi settori di lavoro, ecco. L'ultima fase, che è quella che ha caratterizzato, diciamo, sostanzialmente gli ultimi 5 o 6 anni, è quella dei servizi ambientali, in questo caso per conto ERA, perché, diciamo, è un tipo di attività che coinvolgeva molto bene alcune persone che lavoravano con noi, e a seguito di alcuni appalti che siamo riusciti a vincere in ambiti, diciamo, incordate con altri, con altre cooperative in un consorzio che si chiama EcoB, di cooperative sociali, e la mole di lavoro su quel fronte è cresciuta moltissimo. Adesso quella dei servizi ambientali è il 70% del fatturato nostro, e vengono impiegate persone, diciamo, con svantaggio e non. Attualmente su questa sede di inserimento lavorativo ci sono circa 110 persone assunte,